Prima di lasciarvi a questo spettacolo di video, volevo ricordarvi due cosucce al volo. La prima, passate in descrizione, qui sono nelle schede, perché il bomberone Menzo ha caricato un video sempre nostro che è uscito appunto sul suo canale. Quindi iscrivetevi al suo canale, guardatevi il video e lasciate like. La seconda cosa, rapidissima, arriviamo a 3000 like. Se volete una prossima intervista doppia, consigliatemi uno youtuber qui sotto, così magari iniziamo a fare questa tipologia di video, sperando che vi possa piacere anche al di fuori del mondo del calcio. Parevo Eminem, mo partimo. Nome: Riccardo. Federico. Anni: 23. 18, quindi sì, mi possono arrestare. Nome del tuo canale YouTube: Menzo. Tralasciando che dovreste saperlo se siete qui, Federico Marconi. Fede: sì, so io. Ah no, intendevi quella calcistica. Roma, mi pare ovvio. Come si può ben vedere dai colori che indosso, sono interista. Quando e perché è nata questa passione? La mia passione per l'Inter è nata probabilmente quando ero ancora nella pancia di mia mamma, proprio perché sia mio babbo che mio nonno sono interisti. Spero vivamente con tutto il cuore di poter passare questa grande passione anche ai miei figli. Ma sul quando, io direi che sono da sempre stato un appassionato di questo sport, in realtà è sbagliato, perché da piccolino non amavo particolarmente il calcio, come qualcuno di voi sa. Mi sono cominciato ad appassionare a questo sport all'età di 8-9 anni. Quante volte hai pianto per la tua squadra? Per la mia squadra del cuore ho pianto ben due volte. La prima è quando perdemmo 1-0 contro il Barcellona in semifinale di Champions. Nonostante quella sconfitta passammo il turno e andammo in semifinale di Champions League, signori. Quella partita fu qualcosa di clamoroso. Per il cuore, per il fegato, per i polmoni, veramente un'ansia terribile. Quando l'arbitro fischiò la fine mi misi a piangere. Veramente un fiume, un mare, un oceano di lacrime. Vissi quella partita veramente in maniera devastante, devastante. La seconda volta invece fu quando vincemmo il derby contro il Milan con un gol di tacco di Rodrigo Palacio. Vincemmo 1-0, ma non piansi proprio perché vincemmo la partita, ma proprio per chi fece il gol e come lo fece. Rodrigo Palacio è un grande calciatore, un grande uomo che fa gol di tacco al Milan. Tutta quella situazione mi fece scendere qualche lacrima. Allora, ce ne sono due che mi sono rimaste impresse, ahimè. Una è un Roma-Samp del 2009-2010, quella è stata la prima volta, ero piccolino, avevo 10 anni, la Roma stava lottando per lo scudetto contro l'Inter e perdendo quella partita si condannò praticamente. Sono comunque rimasto molto legato a quella stagione con Ranieri e a proposito, regà, rompetegli le palle che tocca conoscere Ranieri. Ma tralasciando questo, la seconda volta io ce la butto dentro questa volta qui, perché non si parla di un giocatore, ma si parla della storia della Roma, e quindi dico il 28 maggio. Quanto è importante per te questa partita da 1 a 10? Questa partita è importante 9, proprio perché siamo all'inizio del girone di ritorno. È importantissima perché se l'Inter vince potrebbe leggermente staccare la Roma. Nel caso perda, è ancora tutto in gioco, è vero, però perdere gli scontri diretti non è mai una cosa positiva. Ma quanto vuoi che conta? Che ne so, io non sono mai stato bravo in matematica. Dove guarderai la partita? La partita, come sempre, la guarderò sul divano di casa mia con a fianco mio babbo, come veramente ogni altra partita della mia vita, praticamente. Oh oh oh, ecco, qui ne approfitto per spammare. Guarderò la partita al The Random in via Scalo di San Lorenzo 99A insieme a voi, se venite. L'ingresso è a 10 euro, se mangiamo la pizza, vediamo Inter Roma, la commenta Roma Crew. Passate in descrizione. Qual è il punto debole dei tuoi avversari? Il punto debole dei miei avversari direi che, così, su due piedi direi che non esiste. Per me non c'è un vero e proprio punto debole della Roma. Questo è vero, però ricordo la partita d'andata dove a un certo punto la difesa della Roma è andata completamente in tilt, si è dimenticata come si difendeva, quindi proprio per questo motivo e solo ed esclusivamente per questo motivo mi verrebbe da dire che il punto debole della Roma, se non stanno sul pezzo, è proprio la difesa. Ma in realtà direi più che un punto debole singolarmente, forse la panchina in generale. L'Inter ha 11 giocatori e basta, almeno puntiamo su quello. Qual è il giocatore più forte nell'attuale rosa? Direi senza dubbio Mauro Icardi, che negli ultimi anni, in particolare in questa stagione, e io me lo ricordo molto bene all'andata, sta facendo grandi cose. Poi è chiaro che la squadra non può essere supportata da un solo giocatore, non è mai successo se non con due o tre giocatori al mondo, quindi ci sta che anche lui possa andare in difficoltà. Non è un caso che quando va in difficoltà lui l'Inter fatica, secondo me. Poi non so cosa ne pensa sto nerazzurro. Il giocatore più forte nell'attuale rosa è sicuramente
Raja Nainggolan, lasciate perdere la cavolata che ha fatto in quest'ultimo periodo, però sicuramente Nainggolan è un giocatore devastante. Mentre qual è il più scarso? Mentre il più scarso, ora non so i giocatori che ci sono in panchina se sono veramente delle pipe clamorose, però se gioca Bruno Perez, perché non mi piace proprio, raga. Bruno Perez non mi piace proprio, ha una bella corsa, ma boh, il resto per me è male, ve lo dico proprio sinceramente. Arica, ma Ranocchia gioca ancora? Ecco, l'abbiamo trovato. Qual è l'Inter-Roma che ti suscita i migliori ricordi? Un Inter-Roma che mi suscita piacevoli ricordi è sicuramente quello dell'andata, perché vincemmo 3-1, una partita stranissima. Mi suscita ricordi positivi proprio perché non mi aspettavo quella vittoria, rimasi così. Oddio, non lo so, in realtà sono indeciso, perché la Roma belle partite a San Siro le ha fatte. Ce n'è una in particolare che mi è rimasta impressa, non so neanche perché, dato che ce ne sono anche di migliori, però in realtà il risultato fu abbastanza rotondo. Inter-Roma 0-3, se non ricordo male, del 2013-2014, gol di Totti e Florenzi. Scambi pazzeschi. Eccola. Dzeko per Icardi. Non scambierei assolutamente Dzeko per Icardi. Guarda, però attenzione, questo è meno scontato di quello che poteva sembrare. Mi prendo Icardi tutta la vita, forse per il gioco della Roma. Perché è un giocatore che deve buttare palla dentro, cioè butta palla dentro, non sbaglia un colpo, capace che arrivano 5 palloni e lui li butta tutti e 5 dentro, cosa che Dzeko non fa. Però il lavoro sporco che mi fa Edin Dzeko, dai Cardi non so se... pure Snoopy era indeciso, non so se avete sentito. Bruno Perez per Ranocchia. Come vi sembrerà strano, mi tengo Ranocchia, proprio perché Bruno Perez è il peggiore secondo me, quindi Ranocchia non è che è, però onestamente, mamma mia ragazzi... Vendiamoli entrambi. Ma che è uno scherzo? Dove stanno le telecamere? Ah, sta là. Di Francesco per Spalletti. E mi tengo anche il mio Luciano Spalletti, ma semplicemente perché Di Francesco mi sta veramente sulle balle, ma non perché sia l'allenatore della Roma, mi sta sulle balle proprio come persona, come allenatore, come si pone davanti alle telecamere. Ho visto Spalletti, ci sono cresciuto e ho visto pregi e difetti. Do fiducia a Di Francesco. Canta una strofa del proprio inno. Lo sai per un gol... io darei la mia vita, in fondo lo so, sarà una partita infinita, ma la pazza intera, ma la... ciao! Devi adesso croce, io non so se vi conviene, però ci provo. Roma, Roma bella, t'ho dipinta io, gialla come il sole... rossa come il cuore mio. Ecco, famola finita che è meglio. Augura buona fortuna al tuo avversario. Non ci penso neanche io, ma magari... guarda Fede, buona fortuna, che vinca il migliore, ovvero la Roma. Ci batterete 2-0 come ho detto prima, quindi buona fortuna, ma non avete bisogno perché vincerete già questa bellissima partita. Invita le persone a mettere like in modo originale. Lasciate tutti like, se no vi mangerò. Che non vi faccio paura almeno un po'. Se arriviamo a 8000 mi piace, farò una storia dove... dove ammetterò il mio grande amore per la Roma e per Federico Marconi. Quindi... guardate, cioè oddio, se mi volete bene magari non mettete mi piace, però se volete bene a Federico Marconi lasciate mi piace e poi fatevi due risate sulla mia presa per il culo. Detto questo, lasciate un bel mi piace, in descrizione trovate il link del video che è uscito sul mio canale, un bel pronostico di Inter-Roma. Grazie ancora Fede, noi ci vediamo alla prossima, lasciate ancora un bel mi piace e soprattutto, forza Roma!